Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, sorelle, benvenuti a questa celebrazione. Un benvenuto in particolare a questi frati, ai miei confratelli che vengono dall'Europa dell'Est e a tutti voi che venite da tante parti d'Italia e forse del mondo, nei gruppi, le famiglie, le persone singole, tutti radunati dal Signore in questa Eucaristia. Iniziamo come sempre riconoscendo il nostro peccato, chiedendo la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Signore, pietà. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, nella casa di Betania tuo figlio Gesù ha conosciuto il premuroso servizio di Marta e l'adorante silenzio di Maria.
a che nulla anteponiamo all'ascolto della sua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre. Mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno, egli alzò gli occhi e vide tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro, sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose: «È là, nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Parola di Dio. Thank you.
dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. Allora, Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti. Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui, infatti, che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Accoglienza, ospitalità, sono due termini che potrebbero sottolineare, contrassegnare
le pagine della scrittura che abbiamo ascoltato. L'accoglienza da parte di Abramo nei confronti di questi tre personaggi misteriosi, abbiamo ascoltato nella prima lettura, questi tre personaggi che sono uno, in alcuni momenti della lettura sembra che si parli di una persona sola e poi di tre, allora questo ha dato la possibilità di immaginare che qui è adombrata già la presenza della Trinità. Sono i tre che sono presenti ad Abramo, si fanno presenti a lui e lui li accoglie e fa di tutto per rendere ospitale la sua accoglienza. E questo riserva per Abramo poi un dono, il dono del figlio tanto desiderato, la promessa che viene fatta: entro un anno avrai quel figlio che tanto desideri. In qualche modo c'è un contraccambio a questa disponibilità all'accoglienza. Ma di accoglienza e di ospitalità si parla, e l'abbiamo ascoltato ancora una volta, è un testo che sicuramente conosciamo bene, quello del Vangelo di Marta e di Maria. E quante volte si è parlato del fatto che qui sono in qualche modo descritte due modalità di stare con il Signore: la vita attiva, la vita contemplativa, la vita attiva di Marta, la vita contemplativa di Maria. E noi troviamo che qui queste due donne davvero rappresentano qualcosa di nuovo. Maria è descritta come la discepola. E pensate che ai tempi di Gesù non era assolutamente ovvio che una donna fosse discepola, che una donna si mettesse ad ascoltare le parole del Maestro. Non era il compito delle donne. Gli uomini, lo sappiamo, i discepoli seguivano il Signore Gesù, ma ecco che qui si racconta di come una donna si dedica all'ascolto. E poi una donna che fa la padrona di casa. Anche qui la figura di Marta è piuttosto strana, perché di solito c'era un padrone di casa. Invece in questo caso è una donna la padrona di casa, quella che accoglie e che si dà da fare perché questa accoglienza sia davvero generosa. Ma ad un certo punto ecco che questa accoglienza generosa da parte di Marta si trasforma in un lamento. In un lamento nei confronti di Gesù: ma dille, non vedi che lei è qui ad ascoltarti semplicemente, Maria, e io invece devo fare tutto? E allora mi vengono in mente tante persone, anche familiari, mi vengono in mente anche tanti frati, tante persone che conosco e che si prodigano instancabilmente perché questa accoglienza sia dignitosa, perché l'ospitalità sia davvero significativa. E allora fanno di tutto, corrono di qua e di là. E Marta fa così. Marta vuole dare piena accoglienza al Signore Gesù. In questa casa, che è la casa degli affetti, la casa dell'amicizia, a Betania. Perché Gesù, ce lo dice in un altro luogo, il Vangelo di Giovanni, amava Marta, sua sorella e Lazzaro. Aveva piacere di stare con loro. E quanto è bello sentirsi ospitati da persone amiche. Quanto è bello andare in casa di qualcuno e sentire che lì c'è accoglienza, c'è condivisione, c'è disponibilità all'ascolto, c'è attività perché questa accoglienza davvero sia bella. E Gesù si trovava bene con loro. Ma lei si lamenta, dicevamo.
E Gesù in quel momento le dona una chiamata, una vocazione. Non so se avete notato, chiama per due volte Marta. Marta, Marta. E non so se ricordate, in altri testi della Sacra Scrittura, altre persone che sono state chiamate due volte. Nel Nuovo Testamento, San Paolo, Saulo, Saulo, nel momento della conversione, della chiamata. E così anche Abramo, Mosè, 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 Samuele, Samuele. C'è un segnale qui, per la Scrittura, per i testi della parola di Dio, quando una persona viene chiamata due volte vuol dire che viene chiamata, cioè che viene vocata, che le si dà una vocazione. Non è semplicemente un richiamo. Marta non viene richiamata all'ordine da Gesù, ma viene chiamata a una nuova vita. Marta, Marta, tu sei troppo preoccupata. Sei troppo preoccupata di dare accoglienza a modo tuo. Ma d'ora in avanti, scegli anche tu la parte migliore. Se Maria l'ha già scelta la parte migliore, non vuol dire che non lo possa fare anche tu. Non vuol dire che ciascuno di noi non lo possa fare. E qual è la parte migliore? È quella dell'ascolto obbediente. Perché vedete, Marta aveva questa caratteristica, lavorava, lavorava molto, si preoccupava molto, ma realizzava tutto ciò pensando di fare bene, ma senza confrontarsi col bisogno di Gesù. Non aveva capito bene qual era il vero bisogno di Gesù in quel momento. E il vero bisogno di Gesù era essere ascoltato. Gesù, che stava andando verso Gerusalemme, stava andando a morire, aveva bisogno di persone amiche che lo ascoltassero. Quella era la prima accoglienza. E Marta invece si confonde e pensa che la vera accoglienza sia quella di far da mangiare, di organizzare, di preparare, di preoccuparsi. No. Molte volte capita anche a noi che facciamo molte cose ma non miriamo al bersaglio giusto. Facciamo molte cose ma non guardiamo alla vera necessità. Facciamo molte cose e ci riempiamo la vita di queste molte cose e magari siamo soddisfatti di esse, perché possiamo arrivare alla fine della giornata dicendo quante cose ho fatto. Oppure, come Marta, arrivare alla fine della giornata e dire: ho fatto tante cose, ho sudato perché ho lavorato, ma non sono soddisfatto, perché poi divento cattivo e guardo gli altri che magari hanno fatto altre scelte e dico: ma perché io invece devo sempre lavorare? Mai sentite queste cose, vero? Conosco davvero tante persone in questa condizione. Perché devo essere sempre io e gli altri? Vedete, Marta aveva fatto questo errore. Non si era confrontata col vero volere, col vero bisogno di Gesù. Non aveva fatto discernimento. Non aveva pensato a che cosa poteva essere davvero significativo. Vi cito una frase di San Bonaventura che parla di San Francesco. San Bonaventura scrive la vita di Francesco, l'abbiamo ricordato in questa settimana, questo santo, discepolo di Francesco, suo successore. Dice: Francesco era solito ricercare con singolare zelo la via e il modo per servire più perfettamente Dio, come a Lui meglio piace. Come a Lui meglio piace. Marta non aveva fatto questo.
non si era chiesta come piace a Gesù che io lo serva, che io lo accolga? E allora Gesù le fa presente il proprio bisogno e la chiama: Marta, Marta, c'è un'occasione nuova per te, l'occasione di essermi vicina così come desidero io, non come desideri tu, non come hai in mente tu che funzioni. Vedete, noi molto spesso andiamo incontro alle persone pensando di incrociare il loro desiderio, il loro bisogno, e facciamo di testa nostra, così come fa Marta. Pensiamo che quello abbia bisogno questo e questo e magari prepariamo tutto ciò. Ma quanto è bello quando ci accorgiamo davvero di ciò che desidera l'altro. E nella vita cristiana quanto è bello quando ci accorgiamo attraverso l'esercizio del discernimento, dell'ascolto, come Maria, di ciò che davvero vuole il Signore da noi. E ci mettiamo su quella strada e seguiamo Lui e diventiamo discepoli, non facendo ciò che desideriamo noi, ma cercando come a Lui meglio piace. Ora insieme proclamiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel